Che nostalgia, mamma mia, per le produzioni a basso budget dell'era PS2. Si trovavano delle vere e proprie perle di un trash unico, altro che quelle schifezze che ci sono oggi su eShop. Joseph è stato rapidissimo a riconoscere il crossover definitivo conosciuto come All Stars Fighters, mentre Ellen Buzz ricorda un altro periodo di grande nostalgia. Si compravano i giochi tarocchi sotto casa, convinti di prendere Pokémon su PS1 e ci si ritrovava, giustamente, con Rescue Shot. Troppi ricordi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad aver raggiunto le 100 puntate nel 2022. E per celebrare questo importantissimo traguardo, indovinate un po', la puntata di oggi sarà ricchissima. Parleremo di nuovi misteriosi rumor a tema Nintendo, dei problemi tipici dei free-to-play presenti anche in Multiversus e anche dello scandalo targato The Last of Us. Non perdiamoci in chiacchiere quindi, anche perché ultimamente YouTube si rifiuta di elaborare video mettendosi di traverso all'armata poraccia. Ma noi non ci fermeremo di certo, la conquista non violenta di internet.com è già iniziata, solo che nessuno si è accorto del proverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate il link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e sono felicissimo nel comunicarvi che possiamo già parlare di un grandissimo successo per Stray, l'action adventure Gattaro uscito martedì scorso. Il gioco l'abbiamo provato in live e vi siete fatti un'idea della qualità che c'è dietro questa atipica produzione ad opera di Blue 12 Studio, un esordio folgorante che ha registrato su Steam la bellezza di quasi 63.000 giocatori attivi contemporaneamente, un record sia in assoluto, visto che questa produzione indie è finita al 13° posto dei titoli più giocati su Steam nel giorno del lancio, ma anche per la libreria del publisher. È la prima volta che una produzione Annapurna raggiunge risultati del genere e il secondo posto è occupato dal deludentissimo 12 Minutes, che raccolse al debutto solo 8.000 giocatori. La cosa più bella di tutte però è che oltre ai player umani ci sono anche tantissimi gatti che sono stati rapiti da Stray. Su Twitter ci sono delle testimonianze bellissime. E tra una gattata e l'altra ci avviciniamo a grandi passi all'uscita di Xenoblade 3. Ormai manca poco più di una settimana all'arrivo di questo mastodontico JRPG che probabilmente monopolizzerà l'estate di tanti utenti Switch, e Nintendo non perde occasione per ricordarci l'importanza di questa serie. È uscito oggi un nuovo trailer riassuntivo di ben 8 minuti che fa il punto della situazione su tutto quello che la produzione Monolith ha da offrire in termini di narrativa, combattimento e anche esplorazione. Se siete tra quelli che hanno evitato gli spoiler fino all'ultimo, ovviamente non cedete proprio ora, mi raccomando. Io dico la mia, secondo me Xenoblade Chronicles 3 sarà un JRPG ricchissimo. E visto che si parla di JRPG, Famitsu ha fatto uscire la prima recensione di Live Alive, che si è beccato un dignitoso 33 su 40. I quattro recensori hanno valutato il remake con 3,8 e un 9, ma vi dirò, considerando che siamo nella patria dei JRPG, lo trovo un voto un po' freddino, quasi una promozione di circostanza. C'è anche da dire che l'originale prese 29 su 40, ma si tratta proprio di un'altra era del gaming e in generale non è che Famitsu sia la rivista più autorevole in assoluto quando si parla di coerenza nell'assegnazione dei voti finali. Quel perfect score a Nintendogs non mi andrà mai e poi mai giù. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Live Alive e soprattutto se pensate di prendere questo importantissimo remake. Io per ora passerò oltre. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, perché si torna a parlare di Nintendo, rumor e ritorni inaspettati. Questa volta però ci ritroviamo a discutere di una delle personalità che più mi sta divertendo in questo periodo. E al di là della veridicità o meno delle indiscrezioni che andremo ad analizzare, per me già solo tutto il mistero che si sta sollevando intorno al nome di Silas Hunter vale il prezzo del biglietto. Viviamo in un'epoca dove è proprio difficile riuscire a controllare il flusso di informazioni e a verificare se quello che ci viene comunicato sia giusto o sbagliato. Succede per l'attualità, per le cose importanti, figuriamoci per i videogiochi. Uno dei problemi più evidenti risiede nell'affidabilità delle fonti, e negli ultimi mesi e anni abbiamo visto come un buon 70-80% di presunti rumor e leak si sia rivelato incorretto, e molto spesso i fantomatici insider del settore fanno delle figure barbine.
L'esperimento più interessante è stato quello di John Cartwright, che con un account fake creato dal nulla è riuscito a convincere in tempo record tutta l'industria di essere uno degli insider più potenti di sempre. E ora torna alla ribalta Silux Hunter, il profilo Twitter che non solo ha predetto il direct del 28 giugno e gran parte del suo contenuto, ma inoltre ha anche azzeccato la data di Bayonetta. Il vero problema però è che l'account è chiaramente gestito da un troll che non si prende assolutamente sul serio e non fa altro che provocare e ridicolizzare i suoi presunti colleghi. Il suo feed di Twitter è praticamente un continuo sparare a zero sull'inettitudine di figure note come Samus Hunter, il cui nick è chiaramente una parodia, e anche Marco Maro. Ora però Silux si è superato e seguitemi per bene. Ha concesso un'intervista a Switch Force, uno dei canali YouTube a tema Nintendo più clickbait in assoluto, roba che i miei titoli e le mie thumbnail in confronto sono roba da principianti. Durante questa intervista delirante, a un certo punto, il leaker ha deciso di condividere una nuova informazione sotto forma di codice binario. Subito la fanbase si è mobilitata per decifrare questo enigma e sono uscite fuori quattro lettere: YGBP, che sono le iniziali dell'iconica frase You got boost power, ripresa direttamente dalla serie di F-Zero. In risposta a chi ha decifrato il messaggio, il leaker, mantenendo sempre un alone di mistero, ha confermato che il messaggio si riferiva proprio alla serie di corse futuristiche, ma allo stesso tempo ha invitato a mantenere le aspettative basse. In che senso? Magari intendeva dire che all'orizzonte non è previsto un nuovo gioco, ma forse una riproposizione del GX o dei capitoli per Game Boy Advance, oppure che l'intenzione di riportare in auge F-Zero c'è, ma di concreto ancora non si è visto nulla. Vi ripeto, lo scenario è molto interessante e F-Zero GX rimane per me uno dei migliori giochi in assoluto per il cubetto, ma ancora più interessante per me è tutto il casino che sta alzando Silux con le sue trollate. Quindi fatemi sapere nei commenti secondo voi se ci si può fidare di questo losco figuro e in caso che aspettative avete per il ritorno di F-Zero. E intanto ieri è partito anche l'early access all'open beta di Multiversus. Un periodo di prova che in realtà inizierà per tutti quanti a partire dalla prossima settimana. Il problema è che per la prima volta gli utenti hanno accesso alle valute in-game e anche al negozio interno al gioco, e le cose stanno andando esattamente come ci si aspetterebbe da un free-to-play. Vi rimando all'articolo di Video Games Chronicle che ha analizzato nel dettaglio tutto il sistema di monetizzazione di Multiversus, ma intanto vi faccio una rapida panoramica. Nel gioco ci sono due tipi di valute, le monete, che possono essere ottenute giocando, e il Glimium, che invece può essere acquistato solo con soldi reali. Dei 16 personaggi giocabili, solo 4 inizialmente sono disponibili. I restanti si possono sbloccare giocando e poi utilizzando le monete oppure direttamente acquistandoli col Glimium. Fino a qui niente di strano, il problema è che praticamente tutti i restanti elementi, che sono per la maggior parte oggetti cosmetici, non possono essere ottenuti con le monete. Bisogna pagarli per forza con il Glimium, quindi sborsare dei soldi reali. Tra skin, effetti sonori, esultanze, emotes e banner va aggiunto anche il costo del Battle Pass, che garantisce accesso a dei contenuti esclusivi, e anche questo si compra solo tramite il Glimium. E in più il prezzo per ora è ridotto perché è una sorta di versione 0.5 di quello che sarà il primo pass stagionale. Quindi tenendo a mente tutte queste coordinate e prendendo i pacchetti di Glimium più convenienti e volendo sbloccare tutto quello che il gioco ha da offrire, almeno in questa sua versione beta, Video Games Chronicle ha stimato che serviranno la bellezza di $255, cioè 250 euro. Si tratta sì di elementi cosmetici, ma sappiamo benissimo che se la progressione di gioco viene impostata per rendere eccessivamente frustrante l'ottenimento di monete, anche gli acquisti opzionali diventano obbligatori in mancanza di un qualche altro tipo di progressione tangibile. Ci muoviamo insomma su una sottile linea di confine che molto spesso però, almeno per quanto mi riguarda, rovina l'esperienza dei free to play. Voi poracci, che cosa ne pensate della monetizzazione in game di Multiversus? Ha cambiato le aspettative che nutrite nei confronti del gioco? E chiudiamo parlando dell'ennesima controversia riguardante il remake di The Last of Us Parte 1, in uscita il prossimo 2 settembre. Ormai la serie di The Last of Us il problema dei leak ce l'ha nel DNA, e sebbene la situazione non sia critica come è accaduto per Parte 2, principalmente perché a livello di trama non c'è nulla da spoilerare, anche questa volta tante informazioni confidenziali stanno uscendo fuori ben prima dell'annuncio ufficiale, e ricordiamo che lo stesso remake è stato svelato prima dei The Game Awards, con uno dei reveal
più anticlimatici che la storia dei videogiochi ricordi. Ora, io le immagini non ve le posso mostrare, ma sono legittime al 100%, tanto che Naughty Dog ha iniziato a rimuoverle tramite rivendicazioni del copyright. L'autore del leak, che a quanto pare è un beta tester del titolo, oltre alle immagini ha aggiunto qualche fondamentale informazione su un post Reddit. Innanzitutto il gioco riprenderà da parte 2 tutta la gamma di opzioni di accessibilità e anche uno dei dettagli che più ho apprezzato del seguito, il fatto che gli upgrade alle armi siano visibili sui modelli, per me è un vero tocco di classe. Poi il gioco supporterà il VRR e offrirà una doppia modalità grafica, gameplay mode con risoluzione 4K a 40 fps e dynamic mode a 4K e 60 fps. Il vero problema però risiede nel gameplay. A quanto pare il remake sarebbe principalmente un'operazione di rifacimento a livello grafico, mentre il gameplay avrebbe implementato poco o nulla dei giganteschi miglioramenti apportati con il secondo episodio. E questo poraccio è gravissimo, anche perché se già la remaster metteva in mostra una qualità grafica pazzesca per l'epoca e che ancora oggi rende non semplicissimo distinguere il remake dalla prima riedizione, gli 80 euro al day one andavano giustificati riscrivendo completamente il gameplay, il vero tallone d'Achille del primo The Last of Us, a cui tra l'altro mancherà anche la componente multiplayer. Speriamo che Licker abbia avuto accesso solo a fasi preliminari del gioco, che magari stia esagerando con le sue affermazioni, perché altrimenti potrebbe trattarsi di un vero passo falso da parte di Naughty Dog. Non trovate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video e anche una nuova live. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro F, Michele Zero, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!